Devo dire che ho fatto questo appello oggi direttamente alla Regione e all'ASUR, dove chiedo la riapertura di questo centro. Ritengo che magari è stato anche giusto chiuderlo durante il periodo estivo, dove magari le persone che dovevano rivolgersi per poter fare un tampone ricordo molecolare, quindi non è un posto dove vanno i cittadini a fare il tampone per il Green Pass, ma è un posto dove le persone che risultano positive o che hanno avuto un contatto stretto e comunque hanno necessità di uscire dalla quarantena e che devono fare un tampone molecolare, devono rivolgersi in uno di questi tre punti, quindi a Urbino, a Fano e appunto a Pesaro fino al mese di agosto era così. Dopodiché si erano ridotti la quantità delle persone che dovevano farlo, si è deciso di ridurre un punto. Adesso stiamo andando verso l'inverno, dove in maniera naturale i casi sicuramente aumenteranno, poi ci saranno, sono sempre di più le persone che fanno il test, il tampone rapido antigenico e qualcuno ovviamente viene preso come positivo. I casi aumentano e quindi c'è la necessità di riaprirlo anche a Pesaro. Ricordo che quando si parla Pesaro non è la città di Pesaro, ma è Pesaro, Gabice, Gradara, Vallefoglia, Tavuglia, Montelabate e tanti altri comuni a cui fanno riferimento circa 150.000 persone. Quindi lasciare un territorio che è praticamente la metà della provincia senza un punto di riferimento lo ritengo sbagliato, anche perché a questi punti normalmente si rivolgono le persone che magari stanno male, che hanno la febbre, che magari non hanno... fanno difficoltà a raggiungerlo e ovviamente più lontano più i problemi aumentano. Ricordo che comunque il servizio che garantisce le USCA in casa, cioè quel servizio a domicilio per le persone che non riescono a muoversi, quindi che hanno problemi, quello viene comunque al momento ancora garantito.